Ciao a tutti, amici piantofili, come va? Allora, più di una persona mi ha chiesto di fare un video sulla drosera. Non mi ha specificato quale tipo di drosera, quindi farò un video su alcuni tipi di drosere che io personalmente ho coltivato, quindi spazieremo un attimino sul tipo di coltivazione. Beh, la drosera intanto è un tipo di pianta molto interessante, perché è una droseracea, come anche la dionea, però mentre la dionea si chiude, si muove nel momento in cui i peli vengono stimolati, la drosera inizia ad accartocciare le foglie, alcune specie di più, alcune di meno, quando la pianta sente che c'è qualcosa di animale sopra. Cioè la pianta riesce a sentire, scusatemi il termine, le proteine. Non è un termine esatto questo, però riesce a capire quando c'è qualcosa di animale sopra. Infatti anche Charles Darwin, quando ha studiato per la prima volta queste piante, ha fatto un esperimento interessante, cioè ha preso delle drosere e sopra delle foglie ha messo diversi tipi di sostanza. Mi sembra che ha messo della pietra, della carta, un pezzettino di carne, del latte e anche dell'urina. È interessante che negli ultimi tre casi le foglie si sono accartocciate, mentre invece nei primi due casi non è successo assolutamente nulla. Quindi la pianta sente veramente quando c'è qualcosa di animale sopra. Se voi infatti prendete del latte vaccino e lo mettete su una gocciolina, la mettete su una foglia di Drosera capensis, questa arriccerà i tentacoli verso la gocciolina di latte. È una cosa strepitosa questa, veramente fantastica. Questo avviene anche per la drosera rotundifoglia, che accartoccia molto le foglie. La Dele lo faceva un pochettino di meno, devo dire. Comunque, le piante di cui parlerò oggi sono la drosera rotundifoglia, la drosera capensis e la drosera Dele. Queste sono piante che ho coltivate per più anni, diciamo. E non parlerò di altre specie, tipo le tuberose, perché non le ho mai coltivate e per questo vi rimando a siti tipo l'Associazione Italiana Piante Carnivore o Wikiplants. Ok, e iniziamo con la drosera rotundifoglia, che è anche la mia preferita, e si trova facilmente anche in Italia, dove ci sono delle torbiere, dove è molto umido e soprattutto dove ci sono dei cuscini di sfagno. Almeno da me in Alto Adige, io le ho sempre viste piazzate nello sfagno, a un'altitudine compresa tra i 900 e i 2000 metri, quindi immaginatevi già il tipo di areale di crescita. Poi nulla toglie che ci siano altre drosere che crescono, sempre rotundifoglie, che crescono da altre parti d'Italia, non così in altitudine, dove non fa così fresco, però io qui l'ho sempre trovato in questi tipi. E poi comunque le drosere rotundifoglie crescono anche in tutto l'emisfero boreale, dove fa parecchio fresco, per cui bene o male il tipo di coltivazione comunque è simile. Sono piante dai climi freddi. Allora, parliamo del substrato. Torbacile di sfagno e perlite, e non sbagliate. Questo va bene anche per le drosere che parleremo successivamente, di cui parleremo successivamente, cioè la capensis e la Dele. Però è molto meglio coltivare questa pianta direttamente nello sfagno. Allora potete fare così: preparate la sfagnera, che si prepara mettendoci le teste di sfagno sopra la torba di sfagno, tenendola molto umida. Poi, quando lo sfagno è bello rigoglioso, avete questo bel tappeto di sfagno e seminate le droserine sopra. Viverranno su centinaia di drosere e queste poi si abitueranno a quel tipo di clima che avete creato e staranno benissimo. Oppure comprate le drosere a qualche meeting e poi le ripiantate in mezzo allo sfagno. Non prendetele in natura che vi lincio, e se vi becca la forestale vi fa un mazzo tanto. E quindi poi tenete sotto vaso pieno d'acqua. Serve molta umidità del substrato. Non è indispensabile una grande umidità ambientale, però più c'è umidità ambientale, più le drosere hanno in genere più colla per catturare gli insetti. Questo vale anche per le altre drosere. È una specie estremamente eliofila, anche perché cresce a 1500 metri più o meno,
E immaginatevi il sole che c'è a 1500 metri, è veramente fortissimo in estate, però è anche abbastanza fresco. Magari i primi 2 cm di terreno di sfagno sono caldi, però sotto è fresco, c'è comunque sempre l'acqua che scorre e si coltiva un po' come la Darlingtonia, insomma. Infatti io coltivo le drosere rotondifoglie dentro lo sfagno che c'è sul vaso della Darlingtonia, quindi si è creata una sorta di sintonia, sta proprio bene lì. E parliamo un po' del ciclo vegetativo. Questa, almeno da me, è la prima pianta che riparte, in genere verso fine febbraio, inizio marzo, inizia a vegetare. Si schiude l'ibernacolo, di cui parleremo dopo, e la pianta inizia a creare le foglie e poi successivamente anche il fiore. I fiori si autoimpollinano, sono autofertili, si creano centinaia di semi e poi potete seminare. Se non volete che questi semini, che sono leggerissimi ed è facile che vengano portati in giro dal vento, possano inquinarvi la collezione, tagliate il fiore prima che tagliate lo stelo florale prima che vada a fioritura, insomma, ma non tagliatelo perché pensate magari che possa togliere energia alla pianta, perché è veramente un fiorellino ridicolo. Ok, e sì, la pianta vegeta almeno da me fino circa fine settembre, non tanto più in là, e inizia poi a prepararsi per la dormienza, cioè praticamente la pianta si racchiude su se stessa e va a formare quello che si chiama ibernacolo, una sorta di pallina di foglie compatte, e la pianta resta così dormiente fino alla primavera, fino a marzo. In questo periodo la pianta resiste a temperature più o meno fino a meno 20 sotto zero, forse anche di meno. E se ci nevica sopra è meglio, così si protegge dalla disidratazione. E gli date l'acqua regolarmente, state solo attenti che magari se è molto umido e non è troppo freddo, gli ibernacoli potrebbero essere attaccati dalla temibile muffa grigia chiamata botrite, che è quel parassita che colpisce anche l'uva, i grappoli d'uva sulle viti. In quel caso fate qualche trattamento, ma io vi dico che questa pianta qua da me non è mai stata attaccata da botrite in anni di coltivazione. La filiformis invece non è neanche arrivata a ottobre che già era impestata di botrite, questa invece proprio viaggia. Quindi se in inverno può andare a meno 20, è utile che sia veramente freddo dove vivete voi, perché magari potrebbe essere problematico coltivare questa pianta, per esempio, in Sicilia, no? Perché fa troppo caldo. Cioè, magari si mette a vegetare a dicembre. Non so, non ho esperienze personali. Non ho sentito esperienze di coltivatori in Sicilia come coltivano queste piante. Magari hanno degli esemplari che sono stati raccolti più a sud, che sono più abituati, però secondo me, se si coltivano drosere del nord Europa, in Sicilia, ci può essere qualche problema. Ok, quindi è una pianta che almeno nel clima dove sono io è abbastanza facile da coltivare. Parliamo adesso un po' della mitica Drosera capensis, che è quella pianta straconsigliata ai principianti. Anche se per me è sempre un'incognita, nel senso che a me sono sempre morte. Non perché siano difficili, ma perché io qua c'è un clima che non è adatto alle capensis. Le capensis vengono dal Capo di Buona Speranza, cioè dal Sudafrica, dove in inverno va a 10 gradi sopra lo zero. E se va sotto zero, questa pianta prima secca tutte le foglie, e poi se va troppo sotto zero per troppi giorni, tipo 2 mesi sotto zero, la pianta mi dice arrivederci. Però se il freddo non è stato così intenso, in genere la pianta potrebbe anche rigettare dei nuovi germogli dalle radici. Mi è successo che rigettasse dalle radici, in effetti, però ricominciate quasi da zero, nel senso che la pianta, prima che vi rifaccia tutta quella massa verde, passa un sacco di tempo. E va tenuta al sole diretto, se c'è una buona umidità è meglio. E sempre acqua nel sottovaso, lo sfagno non è assolutamente indispensabile. E la pianta fiorisce come tutte le drosere, fa un sacco di semi,
e potete seminarli. Occhio che questi qua sono veramente infestanti, cioè ne fa veramente tantissimi. Quindi, siccome nel caso della rotundifoglia, tagliato se non volete gli altri vasi di saraceni infestati da questo tipo di drosera. In giro nei vivai si trova anche la varietà alba, che è una capensis che invece che fare le goccioline rosse le fa bianche. Quindi, normalmente nel caso della capensis, come anche nel caso della drosera adele, se le goccioline sono rosse vuol dire che la luce è più che sufficiente. Se invece avete una Drosera capensis normale, non alba, che però vi fa le goccioline bianche, vuol dire che la luce è troppo scarsa. E in genere le foglie sono anche un po' arricciate verso l'esterno se la luce è troppo scarsa. Non va bene, dovete aumentare la luce. Sole diretto, ricordatevi. In inverno la capensis o la riparate in casa, cioè avete tre possibilità, o la lasciate fuori sperando che poi vi rispunti dalle radici, o la tenete in casa su una mensola dove prende il sole diretto attaccata a una finestra, oppure costruite un terrario e la tenete lì. Adesso non chiedetemi come costruire un terrario perché finora non l'ho mai costruito, però se tenete qualche neon sopra e la tenete a una temperatura non troppo fredda, penso che possa andare bene. Magari non tenetegli troppa acqua se è fresco, che magari potrebbe marcire, ma coltivatela così, insomma. Non è una cosa impossibile se non la tenete a meno 20, vi sopravvive. E parliamo adesso invece della terza, che è la Drosera adele. Questa invece è proprio una pianta tropicale, cioè lei il freddo proprio non lo vuole. E so di coltivatori che l'hanno coltivata anche in serra fredda. Quindi in inverno faceva abbastanza fresco, però normalmente è meglio non tenerla al freddo, non sotto i 10 gradi, sopra lo zero. È meglio non scendere con la temperatura. Io la coltivavo in una serrettina piccolina di quelle che si trovano nei centri di bricolage. Stava assieme alla pinguicola su un balcone riparato dal sole perché sennò si cucinava la serretta, però ogni tanto qualche filo di luce del sole arrivava. E la pianta stava proprio bene, sotto gli avevo fatto una base di argilla espansa, cioè, sotto il sottovaso c'era un altro sottovaso con dell'argilla espansa, quindi c'era molta umidità e la pianta stava bene. Ovviamente c'era la torba di sfagno con la perlite, c'era anche lo sfagno sopra e questa pianta qui fa un sacco di piantine che crescono dalle radici. Quindi io vi consiglio di coltivarla in una cassetta. Tipo 30x30, non serve che sia tanto alta, anche 10 cm, basta ne avanzano. E così le radici vanno in orizzontale e la pianta fa un sacco le radici emettono un sacco di nuove piantine. Io l'avevo coltivata in un modo un po' strano, cioè nel senso l'avevo tenuta nello stesso vasetto per 2 anni. E le radici uscivano dal vaso, trasbordavano. E mentre scendevano verso il sottovaso, buttavano fuori delle nuove piantine che poi bastava buttare in mezzo allo sfagno. Questo nel giro di 2 anni, cioè in 2 anni mi hanno regalato una piantina grande così, e in 2 anni ho ottenuto 30 piante, non sapevo neanche più dove buttare, e veramente ce n'erano tantissime. Per questa pianta serve un sacco di umidità ambientale, ma 60-70% va bene. Se no non fa tanta colla, cioè non è che stia male, però è meglio che l'umidità sia molto elevata per avere anche una buona produzione di colla. E questa è proprio una specie che starebbe bene anche in terrario. Okay? Se volete controllare che se avete abbastanza luce, guardate le goccioline, se sono rosse va bene, se sono bianche o se le foglie sono arricciate verso l'esterno, allora vuol dire che la luce è insufficiente. Assieme alla Drosera adele possiamo trovare anche la schizzandra e la drosera prolifera. Sono tutte e tre drosere che crescono nello stesso habitat, cioè nel Queensland, che è una regione nord-orientale dell'Australia. Si coltivano nello stesso modo, avevo anche la prolifera, però nonostante il nome non proliferava come la drosera adele, quella era veramente spaziale. E boh, io per le drosere così non saprei che altro dire, se avete domande come al solito scrivete
E volevo chiedervi se magari volete qualche approfondimento o qualche video particolare sui temi che già abbiamo trattato. Nel senso, non chiedetemi come si coltiva il cefalotus o le drosere tuberose, perché è roba che non ho mai coltivato, però qualche approfondimento, magari sulla Dionea o sulla Darlingtonia, quello volentieri. Dai, allora ci vediamo nel prossimo video. Ciao!